La memoria è il filo conduttore del nostro centro studi, nasce per questo il centro studi, nasce per capire, per aiutare, per fare sviluppare questo valore della memoria che abbiamo ricevuto in eredità e quindi fare una memoria, fare memoria in maniera che non guardi al passato, che non si chiuda in un cassetto o in uno scrigno dorato, ma una memoria che sia attiva, che sia generi praticamente una società diversa. 25 anni sono passati e ancora la verità non è venuta a galla. Come ci si sente? Perché l'anno scorso nessuno mi ha chiesto 24 anni sono passati e ancora la verità non viene a galla? Perché non c'ero io. Poi in un anno spuntava, portarsi pure. No, perché non c'ero io, l'avrei chiesto comunque. Allora benvenuto. Io non accetto questa celebrazione dei 25 anni. Il 25esimo è un anno in più del 24esimo, uno in meno del 26esimo. Un altro anno potremo dire se quest'ultimo anno è servito a fare scoprire la verità, non una verità, la verità c'è. È una profonda differenza, se la chiediamo a un bambino delle scuole ci sa spiegare qual è la differenza e poi chiediamo. Io sono sempre molto contento quando noi ospitiamo questo tipo di convegni perché sono parlare di memoria, parlare di verità, parlare di giustizia, significa parlare di valori. I valori sono alla base della formazione dei nostri giovani, noi dobbiamo trasmettere questi valori per creare una generazione migliore e questo è dovere della nostra università e quindi da questo punto di vista poterlo fare mi sembra la cosa più bella possibile. Paolo Borsellino, e ringraziamo i relatori che oggi animeranno il dibattito e questa è la prima di una serie di iniziative che ci accompagnerà da qui a disciplinare sul tema della redignante, fa parte del nostro statuto ed è un concetto sul quale insistiamo in anni, tanto la memoria come dispositivo formativo delle nuove generazioni. Marsi, ma non stantio, ecco. Attualmente è rettore dell'Università degli Studi di Palermo che insieme patrocinano l'iniziativa insieme alla RAI. Lo scopo dell'università non è soltanto quello di informare o tanto saper fare, ci sono sempre queste così idee sul saper fare, veniamo molto valutati su questo. That's what we should do.